Questa giornata che, una persona che merita, è stata voluta dall'associazione, e ci tengo a dirlo su suggerimento di Ignazio, il nostro più grande donatore, perché è il numero maggiore di donazioni che ho fatto. Il consiglio direttivo ha accettato, ma lo pensavamo tutti, però non avevamo forse avuto l'opportunità di concretizzarlo. Oggi siamo qua per dedicare la nostra sezione a un nostro carissimo donatore, nonché socio fondatore, nonché il direttore sanitario della Vespa di Fiorino. Il direttore perché per decenni ha gestito l'attività sanitaria dell'associazione. Ma soprattutto noi ricordiamo il dottore Nino Ropea per la sua amicizia, per la sua dedizione alla nostra associazione. Era il faro che illuminava le nostre iniziative, era la persona che ci stimolava con la sua presenza, ma soprattutto con la sua puntualità e la sua precisione. L'entusiasmo del dottore Tropea credo che non possa essere ripetuto, l'entusiasmo che ha avuto per tanti anni verso l'associazione. Mi ricordava Giuseppe e Claudio, i suoi figli, che l'umore di Nino Tropea a casa era in funzione del numero di donatori che facevano la donazione. Se c'erano pochi donatori stava triste, se c'erano molti donatori che avevano fatto la donazione era allegro, e addirittura dimenticava anche di vedersi la partita della sua squadra del cuore, che so che aveva due passioni fondamentali: Slavis e la squadra di calcio. Torino, era forte nel Torino. Caso raro che un biancavillese fosse tifoso del Torino, però anche in questo si discuteva di nostro tempo. Allora, oggi siamo qua per inaugurare la nostra questa sede e dedicarla al dottore Tropea. E allora io invito ovviamente moglie Maria, che ci è stata sempre vicino, ci ha sostenuto sempre nelle nostre iniziative e ha permesso a Nino di fare